Salve, qui è Harry Reporter per la Gazzetta del Dio Cristo. Stiamo intervistando varie popolarità della scena pugliese, in particolare Bari. Adesso siamo a Punta Perotti perché vogliamo portare nei vostri teleschermi la scena dell'underground. Per dire, abbiamo trovato qui dietro dalle mie spalle un gruppo di diciamo fattoni, rapper, non so neanche io cosa sono, non sai, in spalla, quindi penso siano rapper. Un momento che li intervistiamo, vieni cameraman. Salve ragazzi, salve. Oh, bella, ci concedete bella. Un'intervista? Assolutamente sì. Allora, voi, come sapete, stiamo portando sui teleschermi dei nostri telespettatori la scena dell'underground in Bari. Naturalmente, voi siete? Io sono Drone, se non ricordo male, giusto? Sì. Io dovrei essere Ghost, poi non lo so. Ok. Certo, sì. Ma siete breaker, cantanti, cosa siete? Allora, noi siamo contadini, abbiamo la zappa e poi facciamo i rapper nel tempo libero, giusto? Guarda, io faccio anche lo spazzino, non sono neanche assicurato, cioè... Quando non è tempo di zucchine. Sì, io invece, non lo so, lavoro a nero. Contratti a nero anche per la musica? Assolutamente sì, quello sì. Sì. Cioè, perché, capito, dobbiamo essere underground, altrimenti poi sei fake, poi non hai background, non hai knowledge, non hai niente. Non c'è uno spazio più al sud. No, senta, no. Ho saputo, cioè, vi ho visto su YouTube recentemente, voi avete girato... Quindi lei è uno dei nostri fan della Val d'Aosta o di Trigianello, da Trigianello viene lei, giusto? Io vengo da Bitonto. No, perché noi abbiamo quattro fan in croce, capito? Uno sta a Trigianello, uno sta a Trinidapoli, uno in Val d'Aosta e uno in Basilicata. E ne abbiamo anche uno in Liguria, uno in Liguria, ragazzi, attenzione. Io sono della Namibia. Siamo seguitissimi. Sì, siamo seguitissimi. Per quanto riguarda all'estero invece, contatti... Allora, all'estero diciamo che abbiamo giusto un fan e mezzo in Kyrgyzstan, perché uno è ancora vivo, l'altro sta in coma farmacologico dopo che ha sentito l'ultimo disco di Ghost. Mi viene da ridere a pensarci, però veramente, cioè, su queste cose non si ride, vi prego, perché è grave. Cioè, ascoltato il ballo dei Moreno Fedetus, questo poverino c'aveva stecca a casa. E si è suicidato. No, è in coma farmacologico, capito? Ha sentito il ballo dei Moreni, non ha retto il colpo, poverino. E purtroppo era un colpo. Sono cose che capitano. No? In effetti non c'è niente da ridere sulla buona fede di amici. No, infatti, amici, ragazzi, cioè. È il top. L'hip-hop non può vivere senza amici, per citare un grande, cioè. Moreno, purtroppo. Cioè ragazzi, parliamo di Moreno, ragazzi. Che praticamente è l'icona del rap italiano, è un rap futuristico, sì. È una cosa che non avevo mai visto. E noi abbiamo fatto questa canzone, siamo solo invidiosi del suo successo perché lui fa le visualizzazioni e noi no. Infatti, a proposito delle visualizzazioni, chiedo ai miei interpreti qui ad aiutarmi perché stiamo lanciando una raccolta di fondi. A parte devolvi l'8 per mille a TV Media perché dobbiamo comprarci le visualizzazioni, perché anche noi vogliamo quelle 10-11 visualizzazioni sul canale. Infatti, perché... per donazioni potete chiamare il numero in sopra sotto al lato impressione, scusate il disagio, insomma sulla destra sinistra dello schermo. Sì, sulla destra sinistra, sotto e sopra, soprattutto sull'obliquo laterale, sopra, sotto, alla chiamate, donate, perché anche noi vogliamo quelle 10-11 visualizzazioni. Ne abbiamo davvero bisogno. I nostri quattro fan sono stanchi di vederci giù, vogliamo salire anche noi, yo yeah. D'accordo, allora abbiamo intervistato voi, siete due rapper a quanto ho capito. Sì, più o meno. I vostri amici qui presenti cosa sono? Io mi do all'eroina nel tempo libero. D'accordo. Ma niente, faccio la puttana a pagamento. Puttana a pagamento, puttano in saldo. D'accordo, perfetto. È stato un piacere ragazzi avervi con noi. Speriamo di vedervi prossimamente. Perché sulla rifiuti l'uccello? Naturalmente con visualizzazioni comprate. Solo esclusivamente comprate, perché a noi non ci caga nessuno. Perché noi ne abbiamo davvero bisogno. Lei sta dicendo che compra le visualizzazioni. Io Moreno, su per favore. Sì, io compro le visualizzazioni su YouTube. Cioè non vuole il suo uccello. Non voglio il suo uccello, mi dispiace. Monella! Perché? Ma perché Monella? Io non lo voglio il suo uccello. Cioè, è un'opera d'arte mobile. Ci tengo a precisare paralitica. Che dovete donarci questi cazzo di soldi perché abbiamo bisogno di comprarci quelle cazzo di visualizzazioni. Cioè, dai, onestamente, perché me lo sono. Contact, sono andato a prendere i risparmi per comprarmi le visualizzazioni. Porca troia. Potevo comprare una macchinina. Ho speso 200 euro per 16.000 di merda. Quanto potevo avere molto di più, grazie a voi. E infatti. Prima o poi dovete morire contact. Tutti con un criceto siberiano nel naso. Sì, assolutamente. Sì, bene, sicuro. Full contact. Quindi anche. Quindi qua finisce a stragi soldi di Stato. Per quanto riguarda contratti di discografici, sì, normalmente. Sì. Perché non siamo spinti da nessuno. No, al massimo spingiamo le puttane. Spingiamo le puttane, è l'unica cosa che riusciamo a fare perché paghiamo anche quelle, diciamolo.
lo ammettiamo. Per me l'intervista si è conclusa. Sì, mi sono cagato anche il cazzo. Sì, lo dico io quando si è conclusa, è chiaro, sono io il reporter. Scusate, il reporter col microfono colmo d'estetica, cioè scusate, questo microfono di colmo d'estetica è un momento sibaritico. Il pulcino pio. Esattamente, scusate. L'intervista può concludersi qui. Vogliamo i soldi, una basta. Buona giornata, grazie ancora per l'intervista, è prego, stato veramente un piacere. Grazie. Speriamo di avervi in qualche visualizzazione, con qualche visualizzazione in più in un video su YouTube. Sì, certo, magari adesso un fan in Uzbekistan. Adesso sono anch'io. No, ma magari adesso grazie a lei abbiamo un fan in Uzbekistan. In Uzbekistan. Ce l'avete in Namibia. No. Ci avete Natalia, ci avete quattro nuovi fan. Che sennò poi non ti comprano le visualizzazioni a te. Oh, Italia, ci avete quattro nuovi fan in Kazakistan. Sì! Qui il cameraman dice di interrompere.